Allora, intanto buongiorno e grazie di essere venuti qui stamani. Siete stati gentili, penso che sia un appuntamento importante per la politica aretina, nel senso che per la prima volta Arezzo il centro-sinistra sceglie il percorso delle primarie per scegliere il proprio candidato, e io esprimo fin da stamani la soddisfazione di aver raggiunto il minimo requisito per essere candidato, intanto del Partito Democratico, nel senso che secondo il regolamento che è stato predisposto, il quorum delle firme necessarie dell'assemblea territoriale del PD è stato ampiamente superato, e la soddisfazione è anche perché dentro queste firme c'è una rappresentazione ampia del territorio provinciale, di tutte le sue vallate. C'è anche una rappresentazione delle diverse sensibilità che costituiscono il Partito Democratico, e c'è la soddisfazione per aver contribuito a praticare il principio che sta alla base del nome del partito a cui mi riferisco, cioè quello democratico, di aver evitato che un'altra volta si percorressero nella scelta della candidatura le strade tutte interne, chiuse, delle stanze in cui sono possibili, come dire, giochi non trasparenti, e quindi la soddisfazione è quella di aver dato questo primo contributo. Siamo nella sfida per l'innovazione, e innovare modi e forme della politica è l'unica medicina per superare le difficoltà che il Partito Democratico sta vivendo, cioè quando i candidati del Partito Democratico mettono la propria faccia davanti ai cittadini per farsi scegliere, è il modo con cui come dire, meglio si risponde alle esigenze di trasparenza e di correttezza politica che la società ci chiede. È un passaggio doveroso, penso che quello di stamani è un contributo a superare le difficoltà del Partito Democratico. Lei non crede che la sua figura sia legata piuttosto al passato che al futuro? Ma io ovviamente ho compiuto da qualche giorno 50 anni, quindi dire che sono nuovo della politica non lo dico. Penso che l'amministrazione provinciale abbia bisogno anche di capacità e esperienze. Rispetto al mio approccio al passato e al futuro, ogni tanto lo faccio, e quindi non lo volevo fare stamattina, ma visto che mi è stato chiesto lo faccio. E cioè, io ho scelto un anno fa, dopo aver per alcuni anni costruito i percorsi e i passaggi per determinare le candidature amministrative e politiche di questa provincia, essendo rimasto fra l'altro il sottoscritto sempre in disparte, perché non ha, facendo come dire, l'arbitro del gioco, non ho mai partecipato a questo gioco, però ho pensato che fosse opportuno allora fare un passo indietro rispetto al progetto politico che si avanzava, cioè quello della costruzione del Partito Democratico, perché pensavo e penso che fosse giusto che facce nuove lo rappresentassero meglio. Una cosa diversa è quella della guida dell'amministrazione provinciale, per cui occorrono capacità politiche, esperienza amministrativa, e per questo la metto a disposizione. E come ho detto all'inizio, penso che insieme a me non ci saranno solo esperienze, ci sarà anche una parte importante di innovazione, che è rappresentata anche da quei soggetti che dicevo prima, che tra l'altro mi hanno incoraggiato in questo percorso. Pindalini, lei si sente più un candidato di rottura o di continuità? Io sono un candidato che ha una storia, quindi ha una certa continuità, perché io sono consigliere provinciale per 5 anni, ho costruito questa alleanza che governa la provincia insieme al presidente Ceccarelli, sono quindi per tanti aspetti, per molti aspetti, anche continuità, sono e voglio essere anche innovazione. E questo non so se sarò capace, ma la mia sfida è questa. Io voglio, come dire, innovare,